una grande e bella soddisfazione. Quando si esce da un'esperienza di governo è anche un po' più complicato, però davvero è stata una bellissima campagna elettorale, una bellissima esperienza e soprattutto un grande risultato personale. Quindi grazie a tutti, grazie al nostro partito, ai nostri militanti, grazie alla gente di questa straordinaria provincia. Sì, è il primo presidente che viene confermato, è bellissima la possibilità di farcela insieme e credo che questo sia una cosa straordinaria. A chi dedica la sua vittoria? A mio padre, a mia madre, ai nostri militanti, alle ragazze e ragazzi del nostro comitato, la dedico a questa provincia. Ma è stata una vittoria quella di Nicola Zingaretti importante per il centro-sinistra, soprattutto dopo il risultato di ieri, perché l'esito delle elezioni politiche non è stato quello che noi ci aspettavamo. Non ci aspettavamo un grandissimo risultato perché il vento tirava a favore dei 5 Stelle e di Salvini e si sentiva, però non ci aspettavamo sicuramente questo tracollo, e quindi il risultato di Nicola, il nostro risultato, il risultato anche di una squadra rinnovata in Consiglio regionale, secondo me è un dato importante che fa ben sperare anche per il futuro del PD. Ma non è la mia vittoria, ma la vittoria di un gruppo politico, del mio partito politico a livello provinciale, e soprattutto è la vittoria di Maria Sintese che ha organizzato questa squadra per portare a casa questo risultato in negli anni, no? Che ha funzionato, che ha saputo contrastare i movimenti populisti, purtroppo non abbiamo centrato in pieno l'obiettivo della Camera Sud, ma sicuramente nei prossimi giorni vedremo di far attuare un controllo scrupoloso sulle sezioni e sulle schede, perché riteniamo che ci può essere qualche margine di errore. Comunque l'impegno rimane e soprattutto il progetto politico che abbiamo messo in campo in questi anni sarà rispettato, perché noi rispettiamo i nostri elettori, rispetteremo i cittadini della provincia di Frosinone.